Buongiorno a tutti, siamo al capitolo 44 e qui leggeremo la storia di Marco Lombardo. Nello specifico, qui si tratta di una questione che fu posta ad un uomo di corte. Due sono i personaggi principali e verrà posta una questione, termine tecnico, per sottolineare che qui verrà sottoposto un quesito di grande importanza. L'abbiamo già trovato in precedenza in riferimento alla corte dell'imperatore Federico e quindi non è una novità. Marco Lombardo fu nobile uomo di corte e savio molto. Subito le prime righe servono per descrivere e per dare un'immagine precisa del personaggio. Questo è Marco Lombardo, un uomo di corte vissuto nel 200, citato da Dante nel XVI canto del Purgatorio, e si trova nella cornice degli Iracondi. Siamo immersi nel fumo e in quel luogo così particolare Dante viene apostrofato proprio da Marco Lombardo, gli viene chiesto se sia ancora vivo oppure no. Come al solito i morti si stupiscono della venuta di un vivo e Dante ne approfitta come sempre per chiedergli quale sia la strada migliore per poter salire alla cornice successiva. E questo è un topos tipico della Divina Commedia. Però è interessante perché, ecco, Marco Lombardo fu noto a tutti per la sua grande saggezza, per le sue esperienze personali di vita, un uomo di mondo, grande conoscitore della realtà e delle vicende umane, però un uomo anche molto fiero, altero, soprattutto nei confronti dei potenti. Ecco, tutte le fonti, il Novellino in primis, ma anche le fonti cronachistiche, pensiamo a Giovanni Villani, ce lo rappresentano come un uomo, quindi geloso della sua grande libertà. In pratica, nella Divina Commedia è un alter ego di Dante stesso, un uomo esperto di politica, del mondo, quindi un homo curialis, però anche un acerbo fustigatore dei vizi altrui, lombardo di nascita, ma non certo di cognome, quindi indica il luogo di origine, ossia l'Italia settentrionale, quindi un'area geografica ben precisa, e appartenne alla generazione antecedente a quella di Dante. Quindi qui tutto sarà ridotto a una semplice questione. Verrà posta una domanda molto profonda, dalla quale poi ricaveremo un messaggio etico-morale ben preciso. Fu a uno Natale a una città dove si donavano molte robe. Un certo giorno si trova per una festa in una città dove si donavano tante cose, cioè le robe sui vestiti. E lui non ne ebbe ni una, però a lui non toccò assolutamente nulla. Trovò un altro uomo di corte, lo quale era nescente apo lui, cioè presso di lui, cioè rispetto a lui. Questa persona era nescente. Notiamo quel participio presente di un verbo latino, perché viene appunto dal latino, dal verbo nescire, nescio, nescis, nescivi, nescitum, nescire. Quindi significa in questo caso ignorante. Nescio significa non so, ignoro, quindi ignorare, non sapere, e quindi ci sono due modelli messi a confronto: da una parte Marco Lombardo, che è estremamente colto, esperto, dotato di grande saggezza, ma soprattutto di esperienza, perché la scienza di una persona, quindi le sue conoscenze, non si basano solo sugli aspetti teorici, ma anche sulla vita quotidiana, quindi sull'aspetto pratico. E sappiamo bene quante cose noi possiamo imparare proprio grazie all'esperienza diretta, quella che si matura sul campo. Ecco, l'altro invece è molto molto più ignorante, quindi notiamo la contrapposizione netta, la differenza abissale tra le due persone, un savio molto e un nescente apo lui. E questa persona invece dice aveva avute molte robe, invece rispetto a lui aveva avuto invece molte cose. Di questo nacque una bella sentenza, eccola qua, la questione, cioè un quesito importante. Nasce una domanda filosofica che sembra buttata lì così a caso, ma in realtà nasconde una verità profonda. Quel giullare disse a Marco: che è ciò, Marco, che io ho avute sette robe e tu non ni una? Cioè io ho avuto sette tipi diversi di vestiti e tu neanche una. Eppure, dice, e sì, eppure, sei tu troppo migliore uomo e più savio di me. Eppure, nonostante questo, tu sei molto
esperto e soprattutto più intelligente di me. Quindi questa persona è anche onesta e ammette la sua inferiorità, il che è strano perché di solito le persone ignoranti non lo vogliono ammettere perché non sono assolutamente umili, anzi meno sanno, più arroganti sono. Naturalmente in questo caso la missione serve per poter dar luogo poi alla sentenza. Qual è la ragione? Come mai le persone migliori sembrano non ricevere alcun premio, mentre invece le persone ignoranti, meschine, ignobili, che non meriterebbero nulla, vengono invece innalzate? È un po' lo stesso concetto che ritroverete anche nelle Mille e una notte. C'è una frase all'interno dei racconti che dice: quanti ignoranti sono al potere e quanti saggi sono nell'ombra. Quindi è sempre l'eterna questione. Le persone che davvero meritano qualcosa sembrano sempre svantaggiate e soprattutto sembra che la sfortuna, che l'ingiustizia li perseguiti. E Marco rispose: non è peraltro se non che tu trovasti più dei tuoi che io non trovà degli miei. Cioè, e tutto si riduce soltanto a questo. Tu hai trovato persone, più persone simili a te e io invece non ho trovato altrettante persone della mia categoria, della mia risma. Quindi che cosa sta dicendo? È una battuta molto semplice. Tu hai ricevuto di più perché sei circondato di persone altrettanto ignoranti. Io invece, che sono persona saggia e soprattutto ben più meritevole di te, non ho trovato nessuno. Perché? Perché le persone oneste, sagge e realmente competenti nelle materie, nelle questioni quotidiane sono realmente poche e poche sono quelle disposte anche ad ammetterlo. Una persona savia difficilmente può andare d'accordo con le persone incapaci, incompetenti. Quante persone pensano di essere migliori di noi e in realtà sono molto, molto peggio. Quindi c'è sempre chi pensa di essere il numero uno, in realtà poi esiste anche il numero due, il numero tre e così via. E spesso chi tace e lavora in silenzio è molto più preparato e più competente di chi invece è sempre pronto ad avere le scuse pronte, a giustificarsi sempre e soprattutto a non ammettere che spesso e volentieri ha fallito proprio perché gli mancano le competenze chiave e qualcun altro invece è più preparato e più meritevole di lui. Questo aspetto filosofico andrà sicuramente approfondito, ma non in questo momento. Io vi do appuntamento alla prossima lezione, andremo avanti con il novellino, poi ci intratterremo con moltissimi altri progetti per il futuro. Mi raccomando, condividete, condividete e vi saluto e vi auguro una buona giornata. A presto.